La responsabilità degli ex amministratori comunali è di una gravità assoluta. Per denunciare la pericolosità di quell'incrocio, 2 anni fa abbiamo raccolto 880 firme e abbiamo richiesto la discussione in consiglio comunale. La nostra richiesta è stata ignorata, non c'è stata nessuna discussione. È quanto sostiene in una nota il candidato sindaco di Sulmona, Bene in Comune, all'indomani dell'ennesimo incidente sul bivio della statale 17. Anche quando raccolsi 880 firme, e 880 firme le abbiamo raccolte casa per casa, non con un banchetto in centro, ma casa per casa, a bussare, a confrontarci con le persone, abbiamo raccolto queste 880 firme, le abbiamo depositate in comune chiedendo un consiglio comunale specifico per questo non è stato mai fatto. Ma il sindaco dell'epoca ci disse: abbiamo messo dei soldi per fare la rotonda. Ecco, le parole sono importanti. Che significa? Significa che noi la raccolta firme la facemmo per la messa in sicurezza dell'incrocio e non per la rotonda. Messa in sicurezza significa chiedere a qualcuno che sa fare le cose, chiedere a un ingegnere del traffico e occuparsi di questo, non un geometra, non solo l'ufficio tecnico. Per la messa in sicurezza dell'incrocio tra via Cappuccini e la statale 17 abbiamo presentato 3 emendamenti nei 3 bilanci preventivi del comune di Sulmona. Abbiamo proposto di impegnare 10.000 euro per la progettazione da presentare ad ANAS e Provincia, enti che hanno competenza sull'incrocio oltre al comune. Le nostre proposte in Calzalucci non sono state neanche prese in considerazione dai consiglieri comunali, molti dei quali sono presenti anche in questa campagna elettorale. Per segnalare la pericolosità dell'incrocio abbiamo incontrato anche il dottor Russo, responsabile degli investimenti ANAS. Secondo il candidato sindaco di SBIC, la messa in sicurezza dell'incrocio può essere realizzata anche con cifre modeste. Anche se non ci sono tutti i giorni incidenti e morti, i rischi restano altissimi, conclude Lucci.